Presidente, due parole? Due parole. Allora, come ha visto la squadra, innanzitutto, se il pareggio l'ha soddisfatta oppure oggi pensava... Oggi la squadra mi è piaciuta. È piaciuta perché ha giocato un bel calcio, avevamo un avversario molto forte. L'avversario, devo dire che in certi casi ci ha permesso di sperimentare noi stessi. Devo dire che c'è una cura che sta funzionando, quindi la partita è stata molto bella. Poi sappiamo che il calcio è fatto di episodi, la palla è tonda. Sono convinto che il gol del fallo di mano ci fosse valido, perché il Parma aveva recuperato la palla e dopodiché, voglio dire, il gioco è andato avanti, però anche l'arbitro fa parte del gioco, così sono andate le cose e abbiamo pareggiato, punto. Cioè, voglio dire, non ho rammarico, è stata una bella partita, comunque sia andata. Senta, sarebbe stata bella anche se avessimo perso, la squadra ha giocato un bel calcio. Vuole rispondere anche ai tifosi che hanno esposto lo striscione di contestazione nei suoi confronti? Ah, non l'ho manco letto, che c'è scritto? C'era scritto, la esortavano ad andarsene. Ah, i tifosi a me? Sì. Guardi, ho deciso di non dire più parolacce, voglio dire, se vogliono io me ne vado, non c'è nessun problema, basta che paghino la squadra. Comunque i tifosi di Terni... Ovviamente una parte. Sì, lo so, però bisogna sempre dividere. Quella parte dei tifosi di Terni, voglio dire, può fare come evidentemente io penso. Oggi la squadra è mia, loro stanno a casa e io vengo allo stadio. E fra me e i tifosi c'è sempre stato qualcosa da dire. Coloro che pensano che io me ne debba andare sono tifosi che non hanno capito un cazzo. Sì. Poi sanno dove trovarmi. Simone Longarini l'ha salutato? Non l'ho visto, dov'era Simone Longarini? Era qui pochi istanti fa. Capito, ragazzi, a me che c'è indovino, cioè Simone Longarini è scappato adesso. No, se forse... l'avessi visto, l'avrei salutato, no. Non l'ho visto Simone Longarini. Era entrato negli spogliatoi, probabilmente era... Capito, ragazzi, nessuno me l'ha detto, io insomma mica indovino, no, non lo so, non l'ho salutato, ma mi dispiace anche. Chiedo scusa a Longarini. Grazie, Presidente. Prego.